Siamo in onda con Flavia. Ciao Ciao. Flavia, bentornata. Era già stata nostra ospite un po' di mesi fa, Sì. un bel po' di mesi fa, ed è tornata qui per voi, ovviamente. E oggi parliamo di primo appuntamento, nello specifico durante le feste natalizie. Più o meno penso che questo video uscirà sotto le feste natalizie, appunto, e per cui è un'occasione anche per magari conoscere qualche ragazza, visto che magari ci sono le ferie di mezzo, le vacanze, tutte quelle cose lì, quindi anche le donne sono un po' più libere per poter conoscere qualcuno e quindi ci potrebbe essere una qualche situazione conoscitiva da gestire. Tu che tipo di location, ad esempio, proporresti in queste circostanze? Beh, dai, sotto le feste è facile, adesso stanno allestendo un sacco di villaggi natalizi, tutto addobbato, è carino, no? Facciamo il giro per i mercatini e poi ci fermiamo a prendere una cioccolata, Andiamo a vedere no? il presepe. Giretto, magari il presepe no, però un giretto in centro, guardiamo le bancarelle, poi ci fermiamo in un bar a prendere una cioccolata con la panna, carino. Secondo me viene fuori un bel pomeriggio. Sì, una domanda che ti faccio, la ragazza tipicamente secondo te durante questo periodo di tempo è più tranquilla? Cioè, che emozioni ha dentro di sé? È favorevole il momento? Ma dipende, ci sono quelle che sono un po' anti-Natale e quelle un pochino più natalizie. Io sono una via di mezzo, nel senso che mi piace il Natale, non è che sento proprio la magia nella pancia, però sì, dai, bello. Secondo me sì, è un periodo favorevole per nuove amicizie, nuove conoscenze. Sì. Ok, cosa che io mi sentirei di sconsigliare sono i posti eccessivamente affollati. Sì, no, non li sopporto più io ultimamente. Quindi no, eccessivamente affollati no, per quello dicevo una merenda. Magari un pomeriggio ci si trova per un caffè, una cioccolata, una passeggiata in centro, o anche una mattina, perché no? Una colazione in tarda mattinata, secondo me ci può stare. Io mi ricordo che non l'anno scorso, 2019 forse, sì, ero uscito a novembre con una ragazza, eravamo stati nel centro commerciale di City Life a pranzo e c'era non il mondo, c'erano due mondi all'interno dello Ecco, stesso sì, eviterei identico centro commerciale. City Life. Ed era veramente difficile anche muoversi all'interno del centro Sì, no, i centri commerciale. commerciali sono abbastanza impegnativi. Se no, anche una passeggiata in un parco. Vabbè, io abito a Monza, quindi ho il Sei di parco, parte. sono di parte. E lo so che è inverno, non è proprio da copertine e picnic, però la passeggiata in un parco con poi un tè caldo dopo, secondo me è una buona idea. E anche perché la passeggiata ti permette di instaurare più facilmente il contatto fisico. Sì, a me come primi appuntamenti non dispiacciono le passeggiate. Facciamo un giretto in centro, facciamo un giretto al parco, facciamo una passeggiata. La cena secondo te è troppo impegnativa? No, no, non è troppo impegnativa. Però tra i due preferirei una passeggiata al pomeriggio. E poi perché no, magari si prosegue e si va anche a cena, eh? Però non disdegno io la passeggiata. No, anche secondo me l'ho sempre ritenuta una sorta di itinerario molto, molto buono, molto Sì, si può vario. parlare di tutto un po', ci sono silenzi non imbarazzanti perché tanto si sta camminando e si può creare o non creare il contatto fisico, a seconda se viene o meno, e è più facile crearlo che non essendo seduti a un tavolo. E quindi sì, io sono favorevole a una bella passeggiata sotto il periodo natalizio. Faccio una domanda, ma tu ti ricordi il primo appuntamento con il tuo attuale marito? Sì. E com'è stato? Dov'è stato? Domanda improvvisata, Diciamo che mi ha invitato a cena a casa sua, eh. non che mi sono autoinvitata, non sarebbe carino, mi ha invitato a cena a casa sua. E ha cucinato lui? Beh, Sì. Sì, vedi, ogni uomo ha i suoi pregi. La volta dopo siamo andati a fare una passeggiata e mi è piaciuto tantissimo. Ok, quindi prima cena, poi passeggiata. Esatto. Ok, qualcos'altro che vuoi aggiungere relativamente magari all'outfit? Che ne so. E ecco, se si va a fare la passeggiata, eviterei il tacco troppo alto. O io sono freddolosissima, quindi eviterei la minigonna con le calze troppo leggere, ma Ma perché per sono l'uomo molto intendo, freddolosa. per l'uomo. Ma per l'uomo, anche se si va fuori a cena, eviterei subito il troppo formale. Per quanto sia bellissimo l'uomo in abito, però un jeans.
Tipo il tuo outfit di oggi. Perfetto. Che quindi, è la ragazzi, via di mezzo. Venite a casa mia, adesso dico a mia sorella di mettere in vendita gli abiti su Vinted e venite a prendervi. Sì, dai, un outfit adatto all'occasione per una passeggiata, una scarpa comoda, un jeans e un maglioncino. Ok, dai. Ragazzi, che dire? Cioè, hai detto tutto. Buone vacanze. Ragazzi, mi raccomando, sotto Natale appuntamenti a rotta di collo. Qui a Cristian e Flavia, per oggi è tutto.